Da molto tempo mi sto dedicando allo studio delle frequenze di guarigione energetica. Sperimento da svariati anni la frequenza di riferimento dell'Averdiano a 432 Hz e la utilizzo per le mie composizioni con risultati straordinari in quanto tangibili. Esso infatti è risultato di un lungo periodo di ricerche nell'ambito energetico e vibrazionale. In Oriente, per esempio, troviamo i monaci tibetani con le campane, i gong, i cembali. In Occidente abbiamo gli sciamani con i flauti nativi e i tamburi sciamanici. In Australia ricordiamo gli aborigeni con i loro didgeridoo e in Africa ci sono le tribù con i loro ritmi ancestrali ottenuti con tamburi come ad esempio lo djembé o il tamburo parlante. Nei bagni di suono utilizziamo molteplici di questi strumenti etnici, tutti intonati a 432 Hz. Nei bagni vibrazionali Martina ed io usiamo costantemente i suoni armonici creati dalle vocali, uniti alla nostra intenzione di armonizzazione per ripristinare l'equilibrio energetico della persona trattata. Sono assolutamente persuaso che il suono sarà la medicina del futuro.